poco diciottenne mi sono ritrovato a sfogare la rabbia per il mio futuro incerto, vedendo amici gettare alle ortiche la propria vita, mentre la mia, a ragione dell'ASM, non sarebbe stata più la stessa. Il tempo è passato tra recidive, nuovi sintomi tutti da scoprire, cicli di cortisone, cambi di terapia e un senso di vergogna, che solo oggi qui confesso, per aver versato una lacrima per me stesso e mai per la scomparsa di persone a me care. Mi dicevo, un giorno troverò un lavoro soddisfacente che mi permetterà di vivere dignitosamente senza essere un peso, bensì una risorsa per la società. Oggi, a distanza di quasi 6 anni da quella riflessione e 16 dalla diagnosi, tiro un primo bilancio. Tra alti e bassi, di distanza ne ho fatta, di lavori ne ho cambiati diversi e anche se non riesco più a fare ciò che vorrei, non mi fermo e rilancio. E di SS 2, 4, 7 poco importa. Potrete sempre contare su di me. La ricerca scientifica ha cambiato la vita di tante persone già. Per molte persone già oggi, così come stanno le cose, ammalarsi di sclerosi multipla è ovviamente un problema, ma un problema che si può, con cui si può convivere al riparo dei problemi che qualche anno fa invece si avevano quando ci si ammalava di sclerosi multipla. Detto questo, le prospettive di cura, perché di questo parliamo, no? Cioè se arriveremo a curare la sclerosi multipla, adesso la controlliamo, la trattiamo, ma dobbiamo fare un farmaco, una cura per un certo periodo di tempo, per tutta la vita, eccetera. Arriviamo a curarla, cioè come curiamo la polmonite, diamo l'antibiotico, la malattia passa, smetto l'antibiotico. Ecco, arrivare alla cura. È difficile dirlo, io credo di sì. Se guardiamo, anche rimanendo nell'ambito delle malattie neurologiche, noi abbiamo avuto proprio in questi anni delle sorprese positive, incredibili sulla possibilità di trattare delle malattie che abbiamo considerato da sempre incurabili e con una difficoltà anche di controllo con terapie, e oggi riusciamo a curarle. Pensiamo per esempio ai tumori, no? Perché ci sono delle novità, molti tumori sono debellati, alcuni diventano delle malattie croniche con cui si convive. Molte persone che hanno tumori sono degli ammalati cronici che non sono che riescono ad avere rispetto col loro tumore una convivenza esattamente come oggi ha chi ha la sclerosi multipla o altre malattie. Quindi tutte queste sono ottime notizie. Un arco temporale, secondo me nei prossimi 10, 15, 20 anni potrebbe venire fuori qualcosa che radicalizza ancora di più il trattamento della sclerosi multipla.